Cure palliative e terapia del dolore, ricovero anche temporaneo dei pazienti con malattia oncologica. Inaugurato l'Hospice di Bisaccia, centro con unità residenziali dotate di ogni comfort, pronto ad accogliere cittadini della provincia di Avellino e non solo. Si concretizza così un ambizioso progetto dell'ASL di Avellino. Viene realizzato e inaugurato quello che era nel piano approvato dal Presidente Caldoro 4 anni fa. Certo, ci abbiamo messo un po' di tempo anche però per via dei molti ricorsi che ci sono stati, TAR, Stop and Go, che hanno ritardato chiaramente anche l'esecuzione di questi lavori. Però è con grande soddisfazione che si inaugura questa struttura, anche perché con questo abbiamo saturato completamente il bisogno delle strutture destinate a hospice nella provincia di Avellino. Da quando sarà operativo il centro e che cosa avranno a disposizione i malati che decideranno di venire qui? I malati vengono, come dire, attivati all'ingresso nella struttura a seguito di un protocollo che è lo stesso protocollo che vale per Solofra. Quindi i documenti di ingresso sono redatti a cura dei medici di medicina generale, gli specialisti e gli specialisti ospedalieri, e le dimissioni che provengono anche da altre strutture analoghe in fuori regione o fuori provincia. E cosa trovano? Questa è una struttura territoriale che serve a assicurare cure palliative per i pazienti che appunto ne hanno bisogno e soprattutto un tempo di sollievo per i burnout anche delle famiglie che appunto hanno pazienti terminali all'interno della loro casa. Riguardo alla perdita di un finanziamento di 4 milioni e mezzo di euro da parte dell'ASL di Avellino per i progetti di risparmio energetico degli ospedali di Ariano e Solofra a causa di un errore nella presentazione dell'istanza, Florio risponde così. Questa è una grande stupidaggine messa in essere sia dai momenti sindacali sia da chi non è afferente, è in conoscenza. Basta andare a scaricare il sito della regione e vede prima di tutto che siamo in buona compagnia e quindi non è solo l'ASL di Avellino, ma che forse c'è stata una qualche cattiva impostazione del sistema regione in termini di qualificazione, perché sono, se non ricordo male, circa 11 o 12 le strutture sanitarie escluse da questo momento, tutte quante per lo stesso richiamato errore, che francamente a noi che l'abbiamo visto errore non sembra, ma naturalmente ci porteremo le ragioni del nostro dissenso rispetto a quello che è stato definito. Quindi mi auguro che la decisione possa essere rivista. L'hospice è una realtà importante per Bisaccia e per l'Irpinia, ma secondo il sindaco Marcello Arminio per la struttura polifunzionale serve ancora altro. È una struttura incredibilmente importante, perché si rivolge soprattutto alle persone che hanno bisogno di assistenza ed è un atto di grande civiltà sanitario, possiamo dire, ecco, creare questi centri. Però insieme a questa novità io spero che ce ne siano anche altre per la nostra struttura, ecco, di Bisaccia, perché indubbiamente le cose speciali ci sono, ci vogliono e sono estremamente interessanti, come il SIRE, come praticamente il PSAUT e così via, però ci vuole anche un po' di assistenza normale, direi, e quindi cercherò anche nei prossimi mesi di convincere il direttore generale a poter determinare sui poliambulatori una geografia più interessante, in modo che ci sia anche una assistenza che in qualche modo possa non farci pensare al fatto che l'ospedale non c'è più. Ecco, questo. C'è ancora l'amarezza per ciò che non è stato salvato, ma soddisfazione per i servizi che oggi la struttura riesce ad offrire.